palai. Posto del blocco. Sono da Frascati. Ne sono arrivato praticamente. Là comincia Frascati. Posto del blocco. Mi hanno fermato. Vabbè. Classica routine. Patente e libretto. Arrivederci e grazie. Appunto. Grazie, appunto. Arrivederci. Benvenuti a Frascati, oggi è area di sfida, eh? Oggi niente porchetta, niente osterie, tre bar diversi, tre tramezzi. Arco tutto. Tre tramezzini, quattro, cinque diversi. Andiamo. Pure oggi mi sono portata aiutante, eh? Come sempre niente è organizzato, quindi cerchiamo tre bar che già ne ho visti, è pieno qui. Se scegliamo 3/4 tramezzini, tanto siamo in due, si mangiamo, e poi come sempre valutiamo e famo una classifica. Dai, è tutta. Allora, il primo bar che faremo visita è questo e si chiama Gran Caffè Colonna. Quindi mo se scegliamo due, sì, forse un paio di tramezzini e si portiamo via. Andiamo? Primo bar fatto. Due tramezzini. 2 euro e 21 per un totale di 4 euro e 40. Questo è Gran Caffè Colonna, Piazza del Gesù 12. Andiamo a assaggio, eh? Allora, pensavo... Mettete più alto. Allora, pensavo di trovare il tramezzini, i tramezzini quelli freschi. E invece col cavolo... So quelli confezionati brutti, quindi non lo so. Vabbè, assaggiamolo, che vedevo di? Ormai amo presi. Come cazzo si apre qua? Cioè non si aprono manco sti fregni. Quei chiavi. Mamma mia. Ma che è? Ma che è? Questo è tonno e carciofini. Il pane è moscio. Il pane è finto, è un tramezzino finto, sempre confezionato, pomodoro, rucola e formaggio. Niente, qua per... Apri questo pure, mi ci vuole la chiave. Dammi, dai, la chiave. Cioè io non capisco perché i bar mo c'hanno tutti sti tramezzini confezionati che, cioè, non so buoni. Pure questo pane moscio, pane finto, pane moscio freddo. Guarda. Due pomodori secchi, guarda che pomodori qua, mamma mia, guarda, ti si appiccica il pane ai mani.
che vedevo di sono finti sti tramezzini, finti. Cioè sti tramezzini sono in... aspetta che sto a levare. Sti tramezzini sono immangiabili, immangiabili. L'unica cosa bella adesso è la vista. Comunque, primo bar, ovviamente prima posizione, bar colonna va in prima posizione. Ma andiamo a cercare un altro bar, se rimettiamo sempre qua e giudichiamo pure quell'altri tramezzini, dai. Ecco qua, Eden Caffè. Questa è pure pasticceria, quindi mo entriamo, vediamo quali supplì, sì, supplì, vediamo quali tramezzini c'ha, ne abbiamo sempre un paio e poi valutiamo. Secondo bar, anche questo fatto. Oh, questo c'aveva i tramezzini, li fanno loro, quindi ho pagato 5 euro invece di 4,40, quindi 2,50 euro a tramezzino. Però c'hanno proprio un altro aspetto, c'hanno proprio un altro aspetto. Mo vi faccio vedere. Ecco, rimettiamo se qua. Piano, Non sciarodate. Questi hanno proprio un altro aspetto. Ecco qua, Eden Caffè, 5 euro. Però è un'altra cosa, già si vedono, guarda, in celofanati, quindi non sono confezionati, quindi è già una gran cosa. Questo è con i gamberetti, vedi? I tramezzini li fanno loro, guarda, lo vedi? Hanno lasciato un po' di crosta del pane. Questo è coi gamberetti, gamberetti e insalata, una cosa del genere. Tieda, guarda, gamberetti e insalata, ma che cazzo ne so, boh. Questa è un'altra cosa, buono. Buono, sono buoni pure i gamberetti, lo sai? E ce ne stanno pure a quantità elevata, cioè non so, non è un tramezzino scarso dentro, è pieno di roba. Forse troppa maionese, però nell'insieme molto buono. Andiamo col secondo tramezzino. Ho preso tonno e uova. I tramezzini li fanno loro, lo vedi qua? Ci hanno lasciato un po' di crosta. Ma dico, che ci vuole? Che ci vuole a fare un tramezzino? Prima di tutto fai più bella figura, ma secondo è più buono. Tiè, guarda che tramezzino, guarda quanto è gonfio, guarda, guarda la roba che ci sta dentro. Tonno e uovo, andiamo a assaggio, va. Pure questo è molto buono, pane fresco si sente, tonno vabbè, sarà tonno scatola, però è tutto ben bilanciato.
Buono. Secondo bar, ovviamente non c'è sta paragone col primo, quindi Eden supera il bar Colonna e passa in prima posizione. Andiamo a cercare il terzo bar. Ecco qua, bar al vicolo. Mo entriamo, se scegliamo un tramezzino e riuscimo. Niente, quel bar i tramezzini aveva finiti. Quindi, questo qua. Andiamo qua. Ecco qua, un altro bar. Un altro tramezzino. Bar bianco. Terzo bar, terzo tramezzino. Un massaggio, Allora, ecco qua. Caffè bianco, ne ho preso uno perché già non la faccio più, Un tramezzo 2,50 €. Ho preso stavolta un prosciutto e formaggio. Mi vedi? Mamma mia. Mamma mia. Non c'ha un bel aspetto, sono sincero, va. Prosciutto e formaggio. Ci mettono troppa maionese. Coprite tutto il sapore delle cose interne. Insomma, classico tramezzino, nulla d'eccezionale, né buono né malaccio. Quindi l'unico che può battere, oddio, chi stava al primo posto? Eden, manco mi ricordo. Sì, Eden. Quindi l'unico che può battere Eden è Bar Bianca. Mo ci penso un attimo. Allora, Eden c'ha un grande assortimento di tramezzini. Erano tutti freschi e si vedeva. L'unica pecca era che ci stava troppa maionese all'interno. Quindi, come questo qua, troppa maionese va a coprire troppo il sapore degli ingredienti che stanno dentro il tramezzino. Però quello di Eden forse c'aveva una marcia in più. Era buono il pane, erano buoni i gamberetti e era buono quello con tonno e carciofi. Quindi Bar Bianca passa in seconda posizione e si giudica questa sfida dei tramezzini affrascati Bar Eden. Un grande applauso a Eden. Brava Eden. Pure sto video può terminare qua. Ricordate che se nulla è fatto e ti va, non è obbligatorio, ma se ti fa e ti fa piacere, iscriviti al canale che mi aiuti. E noi come sempre ci vediamo domani? Dopodomani? Non lo so. Ciao amico.